Ci sono giorni in cui dubito della mia capacità di saper contare, altri in cui ho poca fiducia nella mia perizia fisionomica e confondo un proco con un altro, oppure diversi che si assomigliano mi sembrano uno solo. Comprendetemi, ne ho 108 che mi girano per casa da anni, o almeno credo siano 108, potrebbero essere di meno o di più. Ma comunque troppi, eccessivi, sovrabbondanti, fuori misura anche, a mio modesto parere, per le leggi che regolano i doveri dell'ospitalità qui da noi, che per chi non lo sapesse è sacra, al punto che non posso nella maniera più assoluta cacciarli fuori da qui, liberandomi dalla loro confusa, rumorosa e disordinata presenza. Il motivo è terribile e meraviglioso insieme. L'ospite va accudito, riverito, nutrito, e quando lui decide di andare via, salutato con un regalo, perché sotto le sue spoglie può celarsi una divinità. Se devo essere sincera, in tutti questi anni la gente che ha soggiornato in casa mia mi è sempre parsa molto terrena, parecchio umana, fortemente antropica. Mai, dico mai, che mi sia capitata una bella teofania, non dico di Zeus, che ne so, ma di Apollo, Poseidone, Ares, Hermes, Eros, Dioniso. Mi sarei accontentata anche del brutto e sciancato Efesto, pur di giustificare l'estrema devozione greca per chi si radica in casa d'altri senza accennare neanche per sbaglio alla data in cui andrà via. Temo che sarò delusa ancora una volta, perché a guardarli bene, neanche tra questi 108 ravvedo la remota parvenza di un dio qualsiasi. Se vi state chiedendo il motivo per cui sono qui e non si muovono dalla mia modesta ed un tempo tranquilla dimora, ebbene, mi pretendono. Sono miei pretendenti. Se pensate che la cosa mi lusinghi, siete lontanissimi dal vero, perché non mi vogliono in sposa per le mie qualità intrinseche, personalissime e peculiari, ma per quelle estrinseche, relative al fatto che io sono regina di Itaca, in quanto coniuge di Ulisse, re dell'isola di cui sopra, attualmente disperso, e del quale non si hanno notizie da quasi 20 anni, per cui, più che moglie, vengo considerata vedova. Per questo motivo, i proci, oltre a mangiare, bere e solazzarsi a mie spese, e a discapito delle ancelle che si sono viste centuplicare il lavoro, e per questo mi lanciano sguardi trucidi, premono perché io prenda uno di loro come marito e di conseguenza re di Itaca. Ma a me, di questi 108, che pur sono una platea maschile piuttosto vasta, non me ne piace nessuno, e la ragione è presto detta. Sono dei cretini, creduloni ed ingenui. Oserei quasi dire sempliciotti. Per temporeggiare, ho detto loro che avrei resa palese la mia scelta non appena terminato di tessere la tela a cui sto lavorando, che verrà utilizzata come lenzuolo funebre di mio suocero Laerte, il quale dal canto suo sta facendo i debiti scongiuri. Di giorno, in effetti, sono impegnata ad ordire, fingendomi alacre, fili di tessuto al telaio, di notte a disfare il lavoro del dì precedente. In pratica, da mesi, la tela è sempre allo stesso punto, e di 108 uomini che la osservano agognando nella fila, se ne fosse accorto uno! Ora, siamo serie. Come posso affidare il governo dell'isola a questa gente? A volte li prendo anche in giro. Quando qualcuno di loro tenta un approccio ravvicinato, cercando di fare conversazione con me quando sono all'opera, rispondo affaccendata: e non adesso, sono molto impegnata, se mi distraggo a parlare con te non finirò mai. Scusa Penelope, hai ragione, mormorano allontanandosene mogi. Quanto mi dispiace. No, non è vero. Non sono crudele, sono solo stanca. Stanca di questa invasione, di questo campeggio improvvisato, del disordine, di tutto il cibo cucinato e da cucinare, dei giacigli da preparare, delle occhiate assassine delle mie ancelle, della prepotenza con cui questi proci si sono insediati in casa mia e sì, anche degli stramaledetti doveri di sacra ospitalità. Oh, non voglio sposare nessuno di loro. Si arrenderanno a questa idea?
Inoltre, fino a prova contraria, Ulisse è ancora vivo. Certo, non è qui e la cosa dopo tutto questo tempo inizia ad essere piuttosto seccante, ma nessun messaggero è ancora venuto a portarmi notizie funeste, né un corpo su cui piangere, sicché non vedo il motivo di tanta fretta da parte dei 108 pretendenti. Volete la verità? Ultimamente questa attesa non mi pesa in maniera particolare. Telemaco è grande ormai. Ed io ho scoperto il piacere di pensare a me. Dopo aver lavorato al telaio gran parte della giornata, passeggio al tramonto, raggiungendo a piedi la costa dell'isola. Respiro l'odore del mare, chiacchiero con i pescatori che si preparano ad uscire con le barche, mi godo il panorama, faccio la conoscenza degli abitanti di Itaca. Ma soprattutto quel poco di sonno che riesco a raschiare dopo aver disfatto la tela me lo godo su un enorme letto tutto per me, e che Ulisse ha intarsiato all'interno del tronco di un olivo secolare e costruendo poi la stanza in pietra intorno ad esso. Ammetto che non è il massimo della comodità da pulire e che sarebbe una spada nel cuore di un architetto feng shui, ma è opera di mio marito ed io non voglio cambiarlo per varie ragioni. Non irrilevante è il fatto che per sostituirlo dovrei abbattere le mura e sradicare l'olivo. Ulisse mi manca, certo, ma non disperatamente come credevo. Forse è vero che ci si abitua a tutto, tranne ai 108 proci che spuntano ovunque. A questo no, proprio non ci si abitua. Neanche se tra loro ci fosse un dio. Mi preoccupavo, però. Povero vecchio cane. È sempre più triste e malandato. Ogni giorno resta per ore accucciato sulla soglia, scrutando la strada fin dove può il suo sguardo opaco da anziano. Forse è più fedele lui ad Ulisse di me. Sicuramente lo aspetta con più trepidazione. Eppure io credo che questa sua costanza verrà premiata. Lo immagino che scodinzola con emozione sempre maggiore quando finalmente una figura familiare apparirà sempre meno sfocata ai suoi occhi, avvicinandosi man mano a questa casa. Sarà felice, Argo. Lo saranno meno i proci. Ed io? Non lo so. Di questa attesa senza ansia ho fatto tesoro e ho sperimentato che posso vivere bene anche senza di lui. Tuttavia, posso sempre rivedere la mia posizione in proposito, se mi riporta tanti bei regali dal suo viaggio. Oh, che diamine! È stato via 20 anni, avrà avuto il tempo per scegliere dei souvenir.